Io sono il primo a dire che una volta per tutte apriamo il cantiere per definire se quell'azienda rispetto alle altre è sottofinanziata. Ma sono anche il primo a chiedermi, perché siccome qua nessuno è fenomeno, né chi c'è adesso, né chi c'era qualche mese fa, né chi c'era qualche anno fa, nessuno è fenomeno. Allora io mi domando, rispetto alla dotazione dei trasferimenti che è perfettamente in coerenza con il passato, come un'azienda può avere un bilancio positivo per alcuni anni e tutto ad un tratto il bilancio diventa negativo. Ricordo che il bilancio positivo usciva sotto determinate gestioni e il bilancio negativo che noi registriamo è figlio di una gestione commissariale alla quale vengono date tutte le colpe di alcuni mesi e nella seconda parte dell'anno. Se uno sa un po' come funziona un'azienda, capisce perfettamente che l'organizzazione col bilancio non è figlia degli ultimi mesi. Allora la mia domanda è: era giusto il bilancio prima? È giusto il bilancio di oggi? O che cosa è successo per cambiare le cose? Perché qualcosa sarà successo, no? E io sono molto interessato, anche perché questo ci consente di dire una volta per tutte se lì c'è un sistema di finanziamento, di sottofinanziamento, perché fino a prova contraria, quando un'azienda produce dei margini, vuol dire che così sottofinanziata non è. Però, ripeto, questa è, dobbiamo essere laici rispetto a questo, tutti, e capire realmente se le condizioni sono queste. Perché se le condizioni sono queste, questo non è giusto. E siccome è figlio di una storia che non attribuisce responsabilità a uno o all'altro, ma o lo definisce a tutti o a nessuno, credo che tutti quanti possiamo essere laici nell'affrontare in maniera fredda quelli che sono i dati. Io i dati che registro è che so che avevo un'azienda inutile e a un certo punto quell'azienda è andata in perdita nella costruzione del bilancio di coloro che avevano gestito l'azienda nel momento in cui l'azienda era inutile. Allora, deve essere successo qualcosa, no? Qualcosa sarà successo nella costruzione di questi bilanci. E senza voler dare colpa a nessuno, intendiamoci, faccio delle riflessioni che hanno a che fare con i numeri da uno che, oltre a fare questo mestiere, prima di fare questo ne facciamo un altro e che sa come funzionano questi bilanci.